Questo programma è offerto da una rissa avvenuta per futili motivi, poi l'omicidio di un uomo al termine di una furibonda lite. Siamo a Napoli e ci è accaduto nel 2004. Ieri mattina sono scattate le manette per quell'uomo che 10 anni fa aveva commesso l'omicidio. Gli agenti del commissariato di polizia hanno arrestato Pasquale Cozzolino, 51 anni, originario di Napoli, che da alcuni anni resideva a Ficarazzi. L'uomo svolgeva il lavoro di venditore ambulante di abbigliamento e dopo la sua migrazione in Sicilia la sua vita si era normalizzata. Nessuno sapeva nulla del suo misterioso passato. Era un forestiero, dicono così i vicini di casa, che di lui parlano come un uomo solido e silenzioso. Forse un silenzio che celava preoccupazione, una macchia incisa nel cuore. Gli agenti lo hanno arrestato a seguito dell'ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica di Napoli. Cozzolino è stato condannato a 6 anni e 2 mesi con l'accusa di omicidio preterintenzionale, ma l'uomo arrestato potrà godere dell'indulto e alla pena saranno tolti ben 3 anni. Da città delle ville a patria dei ladri, non stiamo parlando di qualche città dell'antica Persia né dei furti dei leggendari 40 ladroni, ma della città alle porte di Palermo, Bagheria. Dall'ormai ex patria dei limoni giungono due notizie, una buona ed una cattiva, con il comune denominatore, ovvero i furti. Partiamo per ordine cronologico dalla notizia buona. Alle prime luci dell'alba, la polizia del comune bagherese è riuscita ad arrestare la banda dei 3 ladri che, a cavallo tra dicembre e gennaio scorso, ha razziato alcuni esercizi commerciali nella zona. Un'operazione questa che ha visto addirittura la collaborazione con la questura di Verona, perché essendo riusciti ad arrestare nelle loro abitazioni tutti e 3 i componenti della banda di rapinatori seriali, uno di loro risultava residente proprio nella città veneta. E passiamo alle dolenti note. Questa mattina, poco dopo l'orario di apertura degli uffici, al municipio di Palazzo Ugdulena, gli impiegati del comune si sono trovati davanti ad uno spettacolo a dir poco indecoroso. Infatti, negli uffici del piano terra dell'edificio, precisamente nella sezione protocollo legale URP e Previdenza, è stato riscontrato il furto di alcuni PC, completi di monitor e unità di sistema ed altro materiale hardware. Sul posto si sono presentati i carabinieri della locale stazione per fare tutti i rilievi del caso. Oltre a loro, il sindaco di Bagheria Patrizio Cinque e l'assessore al bilancio e patrimonio Maria Laura Maggiore. Il furto quasi sicuramente è avvenuto nella notte. Da registrare, oltre al danno economico legato al furto dei PC, c'è anche un danno materiale nel momento che sono state rubate anche le unità di sistema che contengono i dati. Le forze dell'ordine del capoluogo si sono imbattuti in un accampamento abusivo occupato da diversi nomadi di origine rumena, in prossimità del fiume Oreto. All'interno delle baracche in questione sono stati ritrovati materassi distrutti, lenzuola luride e diversi cumuli di rifiuti. I carabinieri si sono così impegnati con un'ordinanza di sgombero dell'area, che verrà ripulita nei prossimi giorni. Durante le prime luci dell'alba scorsa, i carabinieri della stazione di Valledolmo ed Alia hanno proceduto all'arresto di un pastore in contrada Gulfa. L'uomo si trovava nella sua campagna, ma dopo aver intravisto una pattuglia che stava perlustrando le contrade rurali al confine tra Valledolmo ed Alia, ha tentato di nascondersi tra i cespugli. L'insolito comportamento del 67enne ha insospettito non poco i militari, che l'hanno subito bloccato e identificato. Si trattava di Zimbardo Salvatore, già gravato di precedenti penali per armi. Immediatamente è stata effettuata una perquisizione del caseggiato in cui l'uomo vive e tra i mucchi di fieno sporcizia e carcasse di animali morti sono state trovate una vecchia rivoltella con il colpo in canna, un moschetto del 91 ed una carabina calibro 38. Insieme alle armi erano presenti anche una folta scorta di munizioni. Il tutto è stato posto sotto sequestro dai militari della stazione. Dopo l'udienza di convalida, l'uomo è stato posto in custodia cautelare presso la casa circondariale di Termini Imerese.
più sexy, sexy danza. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Un'emergenza idrica che da quanto prospettato si abbatterà sul territorio della provincia di Palermo. I dipendenti della fallita APS hanno diffuso un volantino col quale annunciano che dal prossimo 31 ottobre cesserà l'erogazione idrica per 500.000 abitanti che risiedono in 52 comuni della provincia di Palermo. 202 lavoratori a partire dal 1 novembre verranno infatti licenziati con effetto immediato. Reti e depuratori non verranno più gestiti e presidiati, con conseguenti possibili sversamenti e danni igienico-sanitari ed ambientali. Dal 14 ottobre scorso i lavoratori dell'ex APS sono in sciopero, ma la regione pare che non abbia ancora trovato una soluzione. Tra i tanti problemi del quartiere Brancaccio si insinua una nuova emergenza sociale che riguarda la chiusura del passaggio a livello situato in via Brancaccio. Per cercare una soluzione efficiente al problema si è data vita ad un'assemblea cittadina che ha portato ad un confronto fra cittadini e Ferrovie dello Stato. Tante le soluzioni possibili, come la creazione di un sottopasso pedonale, idea però poco gradita ai cittadini stessi. L'assemblea in questione ha portato inoltre ad un successivo incontro tenutosi in presenza di Antonio Tomaselli, presidente di circoscrizione, e dell'assessore Emilio Arcuri. L'incontro è stato utile anche per affrontare altri problemi importanti della zona, come la fruizione dei mezzi pubblici, la creazione di nuove vie di fuga e la riqualificazione urbana dell'area all'altezza del passaggio a livello incriminato. Adesso però l'obiettivo è quello di concretizzare tutte le idee utili e risolvere il disagio. Al momento infatti si è aperta una lieve speranza per la riapertura del passaggio a livello della Discordia. Si spera dunque che tutto si possa risolvere per il meglio. Il Comune ricerca ingegneri e architetti cui affidare incarichi di servizi tecnici per il consolidamento dell'area riguardante la zona Francesi. È stato pubblicato all'Albo Pretorio l'avviso per una manifestazione di interesse per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti la direzione, la misura e la contabilità, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la redazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione dei lavori di consolidamento della zona denominata Francesi. Il corrispettivo stimato per il servizio è pari a 22.000 euro circa. Non si tratta di una procedura concorsuale, ma viene effettuata la ricerca di operatori economici che manifestino interesse all'affidamento degli incarichi. Gli interessati dovranno fare pervenire entro le ore 12 del giorno 29 ottobre 2014 un plico sigillato contenente la documentazione indicata nell'articolo 10 dell'avviso pubblicato all'Albo Pretorio del sito web comunale o mediante consegna a mano presso l'ufficio protocollo generale. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus.
te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! La città di Bagheria, grazie alla presenza del Laboratorio Universitario Multimediale Michele Mancini dell'Università degli Studi di Palermo, nella prestigiosa sede di Palazzo Ragona-Coutò, si è arricchito della biblioteca del noto critico cinematografico Gregorio Napoli, scomparso nel 2010, che la famiglia ha voluto donare all'Ateneo Palermitano. Un ingente patrimonio di libri, enciclopedie, pubblicazioni monografiche, rivisti, scritti autobiografici, CD e DVD, fotografie e opere figurative, ospitato quindi nei locali destinati all'Università Palazzo Coutò, in una sala del piano nobile che verrà intitolata a lui, nella quale, essendo la donazione comprensiva degli arredi, è stato possibile ricostruire l'ambiente di lavoro dello studioso, incluso lo scrittoio con la storica Olivetti Studio 44. Fine ed acuto critico cinematografico, Gregorio Napoli fu per decenni responsabile della rubrica Cinema sul Giornale di Sicilia, mentre collaborava anche alle più importanti riviste specialistiche e frequentava i principali festival, ricavandone prezioso materiale quale cataloghi, pubblicazioni e quant'altro, che oggi fa parte della donazione. Negli ultimi anni fu ospite assiduo della trasmissione televisiva Rai Cinematografo di Gigi Marzullo. La cerimonia di donazione del Fondo Gregorio Napoli si svolgerà in forma solenne a Palermo nel complesso monumentale dell'Osteri, Sala delle Capriate, oggi 24 ottobre 2014 alle ore 18. Alla presenza delle più alte autorità accademiche e civili palermitane e bagheresi. Il progetto è stato sottoscritto non solo dall'Università di Palermo e dal Comune di Bagheria, ma anche da attori, artisti, registi, associazioni e operatori culturali, fra i quali appare anche Giuseppe Tornatore. A partire da oggi il Museo Mandralisca di Cefalù esporrà un altro suo tesoro, una preziosa collezione di gemme incise che raccoglie gioielli risalenti a un periodo compreso tra il V secolo a.C. e il I d.C. La mostra, intitolata Fascino senza tempo, sarà curata da Rosalia Liberto ed inaugurata oggi, venerdì 24 ottobre alle ore 17. Nelle sale del museo saranno presenti il catalogo e due creazioni ispirate alle incisioni delle gemme. L'orafo, Salvo Giglio, ha realizzato un gioiello unico con la figura mitologica di un centauro, ma le sorprese non finiranno qui. Infatti, i docenti e gli studenti dell'Istituto Alberghiero presenteranno una linea di cioccolattini sotto il nome de Le dolci gemme del barone, riproducendo anch'essi le incisioni dei gioielli antichi. Sabato 25 ottobre in corso Umberto I il gruppo musicale Boulevard 29 e il Rotary Club di Bagheria, con il patrocinio del comune, hanno organizzato l'evento Umberto in Live. Si esibiranno gruppi musicali, solisti, pittori e scultori, tamburinai e tanti altri. L'evento è aperto a tutti gli artisti che si vorranno esibire o vorranno esibire proprie opere artistiche. Sarà inoltre allestita una zona a cura delle band musicali per la jam session, con strumenti disponibili come la batteria, la chitarra elettrica ed il basso elettrico. Chiunque lo vorrà, quindi, potrà esibirsi utilizzando gli strumenti messi a disposizione. La manifestazione si è resa possibile grazie ad un gruppo di aziende bagheresi che hanno collaborato tra di loro. Abbiamo avuto quest'idea con l'obiettivo di movimentare Corso Umberto I, via fondamentale del paese, che in questi ultimi anni si è pian piano spenta, hanno dichiarato i Boulevard 29. L'iniziativa è stata proposta al Rotary Club di Bagheria, che l'ha immediatamente sposata. Ringraziamo anche l'amministrazione comunale che ha collaborato con grande entusiasmo per l'organizzazione dell'evento. Vi aspettiamo numerosi! Questo programma è stato offerto da Caro
saluto e una buona giornata da parte di ilmeteo.it. Previsioni per venerdì 24 ottobre 2014. Attila si trova tra il sud e la Grecia. Nubi e piogge influenzano ancora le nostre regioni adriatiche con piogge. Ecco il dettaglio preparato da ilmeteo.it. Al nord cielo praticamente sereno, terso e limpido su tutte le regioni, salvo più nubi sul Riminese e locali nevicate sui confini alpini Alto-Atesini. Al centro instabile e piovoso, dalle Marche alla Molise con precipitazioni anche moderate, migliora entro sera, soleggiato altrove. Al sud tempo perturbato sulla Puglia e Appennini con piogge, migliora nel corso del pomeriggio, qualche pioggia ancora sul basso Tirreno, specie sulle coste della Sicilia e Calabria, poco nuvoloso sul resto delle regioni. I venti sono ancora moderati o forti in Adriatico e da nord-est, meno intensi sul Tirreno, neve in Appennino sopra i 1500-1700 metri circa. Temperature previste minime sempre basse su gran parte delle regioni e con valori compresi tra i 5 e i 18 gradi. Durante il giorno ci aspettiamo 17-21 gradi al nord, 14-19 gradi al centro e 8-15 gradi al sud, fino a 20 gradi in Sicilia. Ilmeteo.it è lieto per la vostra attenzione e vi augura una buona giornata in compagnia delle nostre previsioni. Arrivederci. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 24 ottobre, si ricorda Sant'Antonio. Il nome Antonio è di probabile origine etrusca, ma di etimologia incerta. Nel tempo si sono susseguite diverse ipotesi sul suo significato. Alcune sono colui che fronteggia i suoi avversari o inestimabile. Dice il proverbio, chi semina virtù, fama raccoglie. Sono nati oggi Massimo D'Azeglio, Riccardo Rossi, Roman Abramovic. Il 24 ottobre 1945 viene ufficialmente costituita l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, con sede a New York, ne fanno parte 50 paesi. Nel 1970 Salvador Allende viene eletto presidente del Cile, fu il primo presidente marxista democraticamente eletto nelle Americhe e rimase in carica 3 anni, fino al colpo di Stato dell'11 settembre 73, che fu anche il giorno della sua morte. Infine, il 24 ottobre 2003, l'aereo di linea supersonico Concorde effettua il suo ultimo volo da New York a Londra. Immanuel Kant ha detto: puoi conoscere il cuore di un uomo già dal modo con cui tratta le sue bestie. Arrivederci da Barbanera, dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera. L'almanacco italiano dal 1762, venerdì 24 ottobre. Ariete, la luna, trasferendosi in Scorpione, smette di farvi la guerra e questa è una notizia incoraggiante. È il momento di raccogliere e chiarire le idee. Sul lavoro dovete affrontare difficoltà di una certa portata, ma in questo periodo mancate di lucidità. Toro, proposti tendenzialmente bellicosi, quelli che oggi lascia presagire la luna, inopinatamente trasferitasi nell'opposto segno dello Scorpione. Non fatevi prendere dallo sconforto, se non tutto andrà secondo i vostri piani. Cercate di reagire. Gemelli, trasferendosi in Scorpione, la luna provoca un rallentamento nelle vostre attività e anche un brusco e netto abbassamento del tono dell'umore. D'accordo, chi vi conosce sa che deve rispettare i vostri momenti no, ma voi cercate di non esagerare. Cancro, la luna torna ad essere in perfetta sintonia al segno, sostenuta e vivacizzata da Venere, che da oggi in Scorpione vi favorisce a 360 gradi. Avrete la determinazione necessaria per raggiungere i vostri traguardi, anche i più ambiziosi. Leone, il passaggio della luna in Scorpione per voi non è esattamente quella che si dice una buona notizia. La sua frenante quadratura vi spariglia le carte. Vi sentite combattuti, insicuri delle decisioni da prendere e alla fine rischiate di rimanere fermi al palo. Vergine, una ventata di vitalità e di buon umore spazza via le nubi grigie e minacciose che fino a ieri stazionavano sopra il vostro cielo, appesantendolo.
fatevi venire un'idea per vivacizzare la giornata, magari organizzando qualcosa di divertente tra amici. Bilancia, idee confuse e una dose spiccata di indolenza, un mix che quasi inevitabilmente vi porta a sprecare il vostro tempo e ad essere inconcludenti. Non sapete da che parte iniziare per riprendere le fila del discorso? Fermatevi un attimo a riflettere. Scorpione, la luna prende a soggiornare nel segno e intrattiene ottimi rapporti anche con Nettuno. E potete contare anche sugli appoggi di Venere e Saturno. Insomma, siete baciati da una tale benevolenza planetaria che oggi ogni vostro desiderio è un ordine. Sagittario, non sottovalutate le parole di una persona che vi è molto vicina. Potrebbero farvi individuare la soluzione giusta per i vostri problemi. Ricordate bene che a volte le risposte sono molto più a portata di mano di quanto non crediamo. Capricorno, vita sociale sempre in primissimo piano, ma questo non vi impedisce di portare avanti con puntualità e precisione i vostri impegni di lavoro. I colleghi contano soprattutto su di voi per riuscire a centrare gli obiettivi che vi siete riproposti. Acquario, la luna si trasferisce in un assai poco congeniale segno d'acqua. Questo cambiamento astrale vi frena un po', specie nei rapporti privati. Qualche ombra anche sul lavoro, dove pur studiando a fondo ogni dettaglio, qualcosa potrebbe andare storto. Pesci, se le novità non vengono da voi, siete voi ad andarveli a cercare. La banalità oggi vi sta stretta, proprio come un vecchio abito ormai da smettere. Attenzione a non farvi ingannare dalle apparenze. Prima di imbarcarvi in un nuovo affare, valutatelo bene.